Siamo a Monte Cassino, è il 1944, si sentono sibilare gli aerei e le bombe. Un bombardamento alleato distrugge la più antica abbazia benedettina d'Italia. Silvanino vaga tra le macerie, quelle del borgo e della sua famiglia che vede morire sotto il fuoco. Un'infanzia traumaticamente spezzata dal dramma, un manipolo di soldati tedeschi passa da lì. Mossi a compassione, lo raccolgono, lo adottano. Lo portano con loro in Toscana. Silvanino arriva alle porte di Calenzano, nel podere di Travalle, un luogo paradisiaco in un tempo infernale, quello dell'occupazione del Terzo Reich. Il manipolo di soldati si trattiene per qualche mese ai piedi della Calvana. Silvanino fa amicizia con la famiglia che abita una casa colonica e che ancora lì risiede. Seguono i tormentati mesi della liberazione con un'Italia divisa a metà. Nel mezzo Silvanino, che spolvera gli stivali ai tedeschi e scorrazza tra i campi del podere. Nel settembre del 44 i tedeschi ricevono l'ordine della ritirata e, come sempre, lo eseguono. A differenza di altri luoghi e di altri soldati, però, non saccheggiano, non depredano. Da quel giorno, però, di Silvanino non si saprà più niente. Qualcuno dice che abbia seguito in Germania uno dei soldati, quello che più si era affezionato a lui. Resta la storia di un bimbo ai tempi della guerra. C'è però chi non si è arreso, chi ha provato a dare un finale a quella storia, a capire se Silvanino fosse davvero riuscito ad arrivare in Germania, se mai fosse tornato in Italia, se banalmente fosse invecchiato, magari ancora vivo, con la speranza di ritrovarlo dopo quasi 80 anni. Di avere da lui il racconto di quel settembre, di attese e di realtà sospesa, con il dramma della guerra osservata attraverso l'ingenuità degli 8 anni di Silvanino. Una storia quasi sepolta dal tempo, la storia di Silvanino, il bambino adottato dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Siamo nelle terre paradisiache di Travalle, a pochissimi minuti da Calenzano. Once upon a time, direbbero gli inglesi, perché il luogo fiabesco c'è, la storia anche. Un podere racchiuso in una bolla temporale da secoli e due piedini che lievi hanno appena sfiorato questi campi alle pendici del Monte Calvana più di 70 anni fa. Prima però dobbiamo fare un salto in un altro luogo meraviglioso divenuto un inferno durante la Seconda Guerra Mondiale, Monte Cassino con l'improvvido bombardamento aereo delle truppe alleate che nel 44 distrusse completamente l'abbazia benedettina più antica d'Italia. Tra le macerie vagava solo e disperato, dopo aver visto tutta la propria famiglia sterminata, Silvanino, un bambino di 8-9 anni che fu adottato dai soldati tedeschi e arrivò con loro fino in Toscana. La villa tardo-barocca di Travalle, nelle terre dei Marchesi Strozzi, fu occupata dai militari del Terzo Reich e alla casa colonica della famiglia Rosi, che ancora la abita da più di 500 anni, scesero da un autocarro 9 giovanissimi soldati in divisa grigia. Tra loro vi era un bambino che si chiamava Silvano, indossava pantaloni corti e un berretto rosso, aiutato a scendere da un tenente detto Mary. Se ne ricorda ancora la signora Beppina, che all'epoca aveva 15 anni e che con la sorella Laura, che adesso non c'è più, si è sempre chiesta che fine avesse fatto Silvanino, quel bimbo che lucidava gli stivali ai tedeschi e trotterellava per il podere. Che faceva poverino? Erano tedeschi, l'avevano trovato a Cassino, perché gli erano morti tutte le sue familiari. E questo Mary diceva: se ho la fortuna di tornare a casa, Silvanino gli sta con me. Mary si sapeva, però io il cognome,
oppure anche il nome non sarà stato neanche Mary in Germania. Una mattina all'improvviso, dopo circa un mese, arrivò l'ordine della rimpatriata. La liberazione di Calenzano avvenne il 6 settembre del 44. I soldati si ritirarono senza saccheggiare, non rubando niente, come invece avvenne altrove. Ma a Travalle si racconta che i nazisti furono ammansiti dalla presenza di Silvanino. Veniva a casa perché quando gli avanzava il cibo, no, diceva magari questo per il suino, non ci sanno i maiali, si diceva, non ci sa Silvanino, allora per il ciuco, diceva lui. Gli diceva il tenente, ma sempre nella sua lingua, il tenente non parlava l'italiano, Dice Silvano, mi hai puliti gli stivali? Sì, che erano puliti, che erano puliti ora. Storia che è sempre stata raccontata come una favola ai frequentatori del podere, è tornata in mente a Vieri La Scialfari, che ha strappato la vicenda del bambino adottato dai tedeschi all'oblio e ha messo in moto un meccanismo tramite ambasciate, banche dati degli enti locali per arrivare fino al lieto fine. Il sogno, cioè, di ritrovare Silvanino, di sapere se è sopravvissuto alla ritirata con i tedeschi, se effettivamente ha vissuto in Germania o se ci vive ancora. Da quando poi questa notizia settimane fa è stata resa pubblica, tante telefonate, tante persone ci hanno contattato. Speriamo veramente di riuscire a ritrovare Silvanino. Sarebbe bello, dopo più di 70 anni, vedere il Silvano di oggi che riabbraccia la signora Beppina, ora 92enne. Ma che se lo ricorderà che egli è stato qui, anche se fosse ancora vivo? Perché non mi ha detto, anche questo Mary diceva, se ho la fortuna di tornare a casa, Silvano gli sta con me, chissà che fine gli avranno fatto. E resto solo.